Ciao a tutti e benvenuti in un mio nuovo video. Io sono Martina e questo è il video dei prodotti finiti per quanto riguarda la cura della casa. Se vedete capelli svolazzanti, ho il ventilatore perché fa veramente molto caldo e tra l'altro sto facendo asciugare i capelli all'aria, quindi saranno mezzi asciutti, mezzi bagnati, sarà insomma capelli un po' così. Il primo prodotto che vi mostro, che ho finito, è questo deodorante per ambiente all'albicocca e menta, mi sembra, acquistato alla Lidl del marchio Eridanus. Vi metto casomai una foto perché ho buttato la scatolina, comunque il classico deodorante con i bastoncini, una profumazione buonissima che mi è piaciuta un sacco. L'avevo presa anche a mia mamma, ma mia mamma fa venire l'asma. Io poi ho scoperto più tardi che dà fastidio alla gatta, gli dà problemi anche a lei di allergia, quindi niente. All'inizio lo tenevo in bagno e mi profumava tantissimo il bagno e tutto l'ingresso. Adesso appunto per via della gatta, l'altra confezione che mi ha regalato mia madre l'ho messa invece in sala. Praticamente non ci vado quasi mai in sala, quindi niente, mi dispiace molto, però se non avete gatti o particolari allergie, buonissimo. Poi ho finito i miei soliti acchiappacolore della Gamex, non ve ne parlo più, sono i miei preferiti, 1 euro 10 pezzi, utilizzo praticamente solo questi. Ho finito però anche questi questo mese. Cattura colori, questa è della Super 5, non mi ricordo dove li avevo acquistati. Comunque pagati 99 centesimi, 10 fogli più 2 omaggio. I fogli sono un po', non lo so, il tessuto è un po' misero, però effettivamente hanno funzionato. C'è da dire però che per essere più sicura andavo a mettere 2 fogli o 3 quando mettevo anche delle cose che so che scoloriscono molto, mentre con quelli della Gamex ne vado a mettere 1 e vado tranquilla. Ho terminato poi anche le salviettine igienizzanti della Lisoform, questi qua le utilizzo per disinfettare le cose quando torno dal supermercato prima di riporle. So che adesso, ecco, tanta gente ha perso un po' la paura del virus. Io sinceramente vivo benissimo, se so comunque che i prodotti vengono toccati da tutti, preferisco igienizzare un pochino le cose prima di andarle a sistemare in casa. Getto, ahimè, queste salviettine multiuso sempre della Lisoform, però queste sono sempre per rimuovere germi e batteri, però sono, rispetto alle altre, indicate un po' più per il bagno, insomma per la pulizia, sono diverse da quelle lì, ma non mi piacciono. Non mi piace intanto la profumazione perché è molto forte, e poi ad esempio le avevo prese per pulire il bagno, per dare una botta veloce se so che magari viene qualcuno in casa o non ho tempo di pulire, passavo questa qua sui sanitari e via. Il problema è che opacizza tantissimo non solo i rubinetti ma proprio la ceramica bianca, diventa opaca e fa un effetto bruttissimo, quindi non le utilizzo più, sarà metà confezione, e non voglio utilizzarla neanche per disinfettare la spesa perché ha questa profumazione proprio di detersivo, di igienizzante molto forte, preferisco non disinfettare appunto le cose che poi dovrò andare a mettere in dispensa o in frigo. Ho terminato poi un ammorbidente ipoallergenico con latte di mandorla dolce, è il Fabuloso, per pelli sensibili, ammorbidente concentrato, 1 litro di prodotto, 40 lavaggi. Questo lo utilizzo per lavare le lenzuola, le federe, le coperte, tutto ciò che appunto sta nel letto, compreso i pigiami. Ho visto che non dà fastidio alla gatta, ha una profumazione delicatissima, non dà fastidio neanche a me e niente, ammorbidisce bene i capi e lascia questa profumazione di pulito, ma molto 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 leggera e per niente persistente e forte, quindi se non amate profumazioni molto intense questo è perfetto, è adatto anche a bambini, quindi ottimo. Altro prodotto che ho finito per il bucato è questo qua della Mukina, sono 3 litri, additivo bucato igienizzante con ammorbidente, rimuove germi e batteri, igienizza in profondità, elimina cattivi odori, attivo a basse temperature. Allora, questo
mi è piaciuto tantissimo, l'ho ricomprato, ve l'ho mostrato in un video degli acquisti, mi sembra alla Lidl, vi lascio il link di quel video. L'ho ricomprato perché mi è piaciuto tantissimo il potere ammorbidente. Per quanto riguarda il potere igienizzante non lo so, non si vede, però è un ottimo ammorbidente. La profumazione è molto buona ma si sente parecchio, infatti non lo utilizzo per le lenzuola. Lo utilizzo solo per i vestiti e per gli asciugamani. Devo dire, soprattutto per gli asciugamani, sapete che se non si ha l'asciugatrice, quando si lavano gli asciugamani, poi piano piano diventano incartapecoriti e quindi niente, si possono utilizzare poi per spolverare perché vi fanno lo scrub alla pelle. Con questo qua, gli asciugamani tornano morbidi come nuovi, come asciugati in asciugatrice. Anche quegli asciugamani già vecchiotti che erano appunto si erano trasformati in il legno praticamente. Quindi ottimo come ammorbidente, l'ho già comprato e penso che lo acquisterò all'infinito perché soprattutto per gli asciugamani favoloso. Ho terminato poi Winnie's bagno, certificato vegan ok, ipoallergenico, testato al nickel, cromo e cobalto. Mi è piaciuto, buono, come anticalcare ho provato cose migliori, perché qua c'è scritto che appunto pulisce, igienizza senza risciacquo. Io risciacquavo, buon prodotto, fa abbastanza schiuma, non bisogna metterne tanto, il bagno veniva bello pulito e quindi niente, mi è piaciuto, la profumazione non è forte, non prende alla gola, quindi è un buon prodotto. L'unica cosa appunto non ha un potere anticalcare così forte, però è buono. Ultimo prodotto è questo qua di DAC, questo qua è 100% disincrostante, è quello per il WC. Non acquisto niente con la candeggina perché non mi dà fastidio l'odore della candeggina, mi prende la gola, non respiro, quindi cerco sempre qualcosa che non sappia di candeggina. Anticalcare neanche più di tanto, la profumazione era puzzolente, insopportabile, prendeva la gola come la candeggina, il colore è verde, quindi so che alcune dà fastidio quando utilizzare questo genere di prodotto si è colorato, niente, io non mi è piaciuto, non penso di riacquistarlo. Bene, questi erano i prodotti che ho finito per quanto riguarda la cura della casa, fatemi sapere se avete qualcosa da consigliarmi o che cosa avete finito voi. Se il video vi è piaciuto lasciate un like, un commento ed iscrivetevi al mio canale perché in questo modo mi aiutate a crescere. Io vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!